Frat Pea Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 17ª edizione di Alice nella città. Sono con Juni Ishikawa, tra i protagonisti di Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani. Piacere, piacere a tutti. Bene, sono molto contenta di essere qua. Abbiamo visto per la prima volta il film e sono ancora emozionata. Eh sì, perché a noi giornalisti, per esempio, invece capita poco di vedere il film con voi attori, ma soprattutto con il pubblico, e in questo caso era un pubblico particolare perché quello di Alice, quindi i ragazzi, i bambini. Che emozione è stata? Allora, mi hanno detto che era un pubblico dagli 8 anni in poi e mi ha veramente colpito perché non mi aspettavo assolutamente la proiezione del film. Mi avevano detto che era una conferenza stampa Alice nella città, per cui essere catapultati sul red carpet, entrare nella sala Sinopoli dove io presentai il mio primo film cantando dietro i paraventi di Ermanno Olmi, dove c'era un pubblico di persone adulte all'epoca, e con tutti questi bambini che guardavano, che davano, facevano la olla, chi dava il 5, sono rimasta scioccata, per cui mi sono risentita come all'epoca, che non capivo niente, non stavo capendo niente, non avevo visto il film, mi sono seduta con tutti i ragazzi che acclamavano ed erano veramente molto colpiti dal film, seguivano dall'inizio fino alla fine, hanno seguito la storia, hanno applaudito, hanno riso, hanno pianto insieme a me. E questa è stata una cosa veramente bella, ritornare un po' bambini e vivere la magia del cinema, perché Il giorno più bello del mondo è un film che parla di magia e forse io spero veramente che attraverso le sale cinematografiche dal 31 ottobre di adesso, insomma, il film di Siani possa riportare quella magia, quella gioia di vivere. Attraverso le piccole cose che noi forse diventando grandi un po' ci siamo dimenticati. Parlami di Kaori, lei è, diciamo, la presenza femminile nella gang di Siani. Sì, allora Kaori è un'ex lanciatrice di coltelli che in una situazione dove la produzione di Alessandro Siani, appunto Arturo, il protagonista, va quasi in fallimento, è costretta a fare l'assistente perché non c'è più lavoro per lei. In questa situazione lei comunque è amica di Arturo, insomma fanno spalla per tutto il film, si affezionerà tantissimo ai due bambini che entreranno e faranno parte della famiglia e lei diciamo che fa parte integrante del gruppo dei comici, diciamo, del gruppo degli amici di Alessandro Siani. Poi vabbè, non voglio neanche spoilerare troppo, ma insomma sarà un ruolo fondamentale verso la fine, chissà, i coltelli serviranno? E diciamo che il lavoro all'interno del film è stato abbastanza complesso all'inizio per me perché mi andavo a misurare in un gruppo di attori di teatro napoletani incredibili, perché abbiamo Giovanni Esposito prima di tutto che è un genio veramente, ma anche tanti altri proprio attori di teatro napoletano storico, per cui dato che il mio ruolo non era scritto granché, Alessandro mi ha coinvolta nell'improvvisazione. Io non capendo un H del napoletano, tanto che anche adesso, insomma. Io non posso parlarti napoletano visto che lo sono. Ecco, se mi parli napoletano, io parlerò in giapponese. Facciamo così, così almeno, insomma. Sarebbe bello un'intervista parallela così, dove è proprio tipo Babele. Beh, effettivamente guardavo il film oggi e dovevo leggere i sottotitoli in certi momenti del film, ma questo per dire che durante proprio l'improvvisazione del film, tanto che dovevo entrare in qualche modo, sono entrata in giapponese perché così almeno non mi capivano neanche loro. Insomma, dobbiamo fare le cose eque. Tutti quanti che si improvvisavano in napoletano, io li guardavo per dire: ma che dicono? Devo entrare, devo riuscire a entrare in qualche modo. Alla fine, poi riuscivo a entrare dicendo delle cose, o come è successo in improvvisazione all'inizio del film, quindi non sto spoilerando, me ne esco con una battuta in giapponese che diventa un tormentone. È diventato il tormentone del film, perché poi Giovanni Esposito lo riprendeva, lo riportava in scena durante. Io non ho capito cosa significa quella cosa che dici. Perché poi nessuno lo spiega, No, nessuno lo nel spiega. film e neanche in conferenza, quindi io No, rimango con è questo dubbio. vero, è Innanzitutto vero. rifarlo, cioè ridircelo. Ohayo, ohayo. Dovrei dirlo ad alta voce. Comunque, allora, dato che lui fa il mio tormentone, buonasera, buonasera.
E tutti mi rispondono: buonasera, buonasera. E Alessandro Siani fa: ma scusa, certo, ma questo è buona educazione. E che cosa dico? E come lo posso cambiare il tormentone? Mi guarda a me e io faccio: ohayo, ohayo. Invece di dire buonasera, buonasera, dici buongiorno, buongiorno. Era così, as simple as that, come direbbero gli americani. Adoro. Però siete stati bravi a tenere il mistero fino adesso. Less svelato more. Beh, come anche alla fine, io dico delle cose in giapponese che i giapponesi o quelli che studiano giapponese capiranno. E quando appunto lancio: oh no, non devo dire niente. Noi abbiamo un canale giapponese, lo sai? Ah sì? Wow! Infatti l'intervista con Hirokazu Koreeda qualche giorno fa l'ho fatta con l'interprete e poi l'abbiamo messo anche sul canale giapponese. Che meraviglia! E l'ho incontrato infatti anch'io qualche giorno fa all'Istituto Culturale Giapponese. È uno dei miei registi preferiti. Di oggi giapponesi è il mio preferito in assoluto, per la sua capacità di rendere veramente ogni storia vera, cruda, ma dove non puoi colpevolizzare mai nessuno. Ogni personaggio che lui mostra è credibile e quasi quasi gli fa il tifo, anche se è terribile. E non è solo lui, non è solo magari un personaggio, sono tutti personaggi, per cui da quelli buoni a quelli in teoria cattivi, in realtà non sono mai cattivi, perché capisci che nella realtà della vita ogni persona sceglie di fare determinate cose e sa perché lo fa. E c'è sempre una giustificazione per tutto, per cui io lo trovo incredibile. Ma ritornando nel film, insomma, il nostro film, a me piace moltissimo questo omaggio fatto al cinema asiatico, appunto, insomma, stiamo parlando di cinema asiatico, e poter incarnare comunque un personaggio che possa far rivivere quella magia del B-movie cinese piuttosto che dal cinema coreano d'azione o a Kurosawa giapponese. Mi è piaciuto anche una cosa, l'ho detto anche in conferenza: le donne qui sono sicuramente le più sagge, o quelle che, come normalmente anche accade, che sanno un po' con a loro modo, ognuna a suo modo, come risolvere un po' le situazioni. Mi è piaciuto nel caso del tuo personaggio anche un'altra cosa: c'è un piccolo momento in cui il personaggio Siani sente il bisogno di doverti ricordare che tu sì sei un artista. È una cosa piccola, però mi ha fatto particolarmente piacere, perché dimostra il legame, che ovviamente il film non poteva del tutto spiegare, e anche il rispetto che questa persona con cui hai lavorato teoricamente da anni, da quello che si capisce, ti porta. Bisogna dire che, allora, la sceneggiatura, da quando l'avevo letta all'inizio, mi aveva molto colpito. Avevo pensato: wow, che bravo Alessandro, verrà un bel film. Quindi avevo già intuito il potenziale del film, ma il mio personaggio, devo dire la verità, non era scritto quasi per niente. C'era comunque Kaori scritto da qualche parte, c'erano due battute in croce e basta. Ma io ho sposato il progetto perché mi piaceva, al di là di tutto, e poi mi faceva proprio piacere lavorare con Alessandro, perché ero curiosa anche del suo metodo di riunire un po' tutti i personaggi, creare un film corale dove comunque c'era tanta improvvisazione, e a me serve, insomma, come attrice, per cui era proprio una scuola per me. E mi ha veramente colpito proprio la sua capacità nel destreggiarsi e nel dare la possibilità a noi donne di emergere, perché siamo tre donne, di cui una bambina che possiamo dire che è donna anche lei, perché per la sua capacità attoriale. Però era proprio lui stesso a cercare di inserire delle piccole chicche, perché questa della grande artista lo mise dopo, non faceva parte della sceneggiatura. Quindi a maggior ragione mi fa piacere che è stato proprio un lavoro in comune, no? Io, grazie a lui, ho avuto comunque lo spazio di potermi donare, ma allo stesso tempo ho visto come lui apprezzava, e per me queste piccole battute sono proprio un dono per me e per la sceneggiatura, che spiegano determinate cose, ma con poco. E così che non servino così tante scene con me, piuttosto, perché i protagonisti sono i due bambini. Però sono contenta di essere nei momenti clou che comunque fanno il turning point della situazione, no? Quindi, e forse, chissà, io credo che veramente dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna.
perché le cose si fanno insieme, è in relazione che le cose accadono. E quindi il giorno più bello del mondo, secondo me, è proprio questo, quando c'è l'unione di forze femminili e maschili, che siano proprio, che siano comunque attraverso le persone che conosciamo, dai nostri cari ai nostri compagni o ai nostri figli. È lì che nasce il giorno più bello del mondo, perché è dal momento in cui si entra in relazione che nasce quella magia. Sono d'accordo, grazie. Grazie. Giuni Cicavo, per essere stata qui con noi a parlarci del giorno più bello del mondo, di Alessandra Siani. Bene, grazie mille a voi e vi aspetto tutti quanti il 31 ottobre al cinema con Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani. Ed io sono Chiara Nicoletti dalla 17ª Alice nella città per Fred, The Festival Insider.